Seconda sconfitta consecutiva per un rimaneggiato Nova Fete, battuto 2-0 dal Gatteo. Alle squalifiche di Sempini e Muratori si aggiungono i forfei, causa influenza, Diamantini e Cupi. Fabbri lancia tra i palli, 16enne Cappella, bravo a non farsi tradire dall'emozione. Il Gatteo, squadra rafforzata dal mercato invernale, gioca un'egregia gara passando già da subito. Una triangolazione perfetta mette nelle condizioni Camillini di incuniarsi in area avversaria e di battere il porterino ospite con un tiro ben angolato che non lascia scampo alla retroguardia gialloblu. La reazione di Nuova Fetia è affidata a Stefanelli che calcia alto al settimo dalla lunga distanza. La retroguardia di Fabbri non regge però l'urto delle discese dei padroni di casa dalla tribuna, in questo caso recriminano per un fuorigioco, ma quando Fancellu allarga per Intilli il 2-0 sembra cosa fatta, invece così non è. Gatteo che ripete lo stesso schema poco più tardi con Intilli che lanciata a rete calcia questa volta alle stelle. Il raddoppio del Gatteo arriva al minuto 40. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Fancellu riceve palla al limite dell'area di rigore, si porta la sfera sul sinistro e infila di piatto con un tiro a giro l'angolino alla destra di Cappella. 2-0 e partita messa in ghiaccio già dopo soli 45 minuti di gioco. Nella ripresa Fabbri inserisce Baldinini in campo con la maschera protettiva dopo l'infortunio al naso accorso nella gara precedente, ma il primo acuto arriva dal partner offensivo Stefanelli che da calcio d'angolo battuto da Gori di testa non incide. Però c'è da dire che è tutt'altra squadra rispetto al primo tempo, qui Mamutai stoppa la sfera e sogna il gol che riaprirebbe la gara, ma il pallone forse sporcato tocca il montante e si perde sul fondo. Mentre Baldinini al 79esimo è sfortunato quanto il compagno, Sebastiani serve l'attaccante che protegge la sfera, riesce a girarsi, viene disturbato al momento del tiro con una leggera trattenuta e quindi anche in questo caso il pallone va a sbattere contro il legno alla sinistra di Castagnoli. Nel recupero al 91esimo Niang spreca un'occasione clamorosa, lanciato da Bertozzi arriva davanti a Cappella, lo spiazza ma mette incredibilmente a lato. Un minuto dopo Rinaldi recupera il pallone, Manardi fa viaggiare Sebastiani a destra, il cross trova Stefanelli pronto alla girata, tuttavia la mira è alta. Nuova Fete ha rimandato l'esame in domenica prossima contro il Riccioni. Per quanto riguarda il Gatteo, la classifica inizia a farsi davvero interessante.